C'è un po' di vento. Ciao, oggi nuova avventura in montagna. Sono in Alta Valseriana, più precisamente a Valbondione, e cercherò di raggiungere il paese di Maslana, dove spesso si possono vedere anche gli stambecchi. E anche oggi non sono solo, infatti è ritornato lo Sherpa. Ciao! E guardate già che bella cascata. Come vedete, a Maslana sarà un percorso abbastanza facile, circa mezz'oretta. Siamo già stati fortunatissimi, perché qua giù c'è un bellissimo stambecco maschio. Come vedete, un tempo questa zona del bosco era usata per fare il carbone vegetale. Dopo circa mezz'ora di cammino siamo arrivati a Maslana. Il percorso, come avete visto, è molto semplice. È costituito da una mulattiera che sale pian piano nel bosco. Maslana, come vedete, è un antico borgo costituito da quattro contrade. Qui sembra che il tempo si sia fermato, infatti passeggiando tra queste case di pietra sembra quasi di tornare nel passato. Ciao! 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 Ma che bello! Ciao, bellissimo! Ciao! Ciao, ciao, sì, 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 sì. Ciao! Siete ancora voi? No, sì, c'è ancora te, sì, bravo! Anche te! Questo è uno dei prati dove d'estate si possono vedere alcuni stambecchi. Oggi però, come vedete, non c'è nessun esemplare perché mi aspettavo più neve e probabilmente quindi sono a quote maggiori. Per cercare di trovarli, quindi adesso prendiamo questo sentiero e saliamo ancora un po'. Com'è, calda? Una roba. Direi che a scendere mettiamo ramponi. Vi
Dopo un'altra mezz'oretta di cammino siamo arrivati all'osservatorio di Maslana. Marco ha visto 5 stambecchi, quindi adesso preparo tutta l'attrezzatura, il teleobiettivo e vediamo se riesco a filmarli. 1, 2, 3, 4. Ho appena finito di filmare alcuni stambecchi ed è stato veramente incredibile. C'era una femmina inseguita da 5-6 maschi e alla fine un piccolo ha provato a accoppiarsi con lei. Adesso sono andati dietro il versante della montagna e non li vediamo più, quindi smontiamo tutta l'attrezzatura e poi camminiamo ancora un po' in alto. C'è un po' di vento. C'è un po' una valanga da attraversare. È una valanga. Abbiamo camminato un'altra mezz'oretta nel bosco, il sentiero è molto facile, però c'è un po' di neve, quindi se venite nel periodo invernale fate attenzione. Adesso siamo arrivati sotto le cascate del Celio che vedete qui dietro di me. Sono tra le più alte in Italia, infatti attraverso un triplo salto arrivano a circa 315 metri. L'acqua della cascata scende direttamente dalla diga del lago Barbellino che si trova qua sopra. In questo momento ne sta scendendo poca, ma in diverse occasioni durante l'anno vengono aperte. Io ero venuto qualche anno fa insieme ad amici durante l'apertura notturna, quindi se riesco a ritrovare le foto che avevo scattato ve le metto adesso.
abbiamo fatto uno spuntino, poi ho rimontato l'attrezzatura e sono riuscito a filmare alcuni camosci in alto lungo il versante della montagna e anche diversi gruppi di stambecchi che stazionano sotto la cascata. Adesso volevo parlarvi un po' di loro. Lo stambecco è una specie alpina, vive principalmente dai 2-3 mila metri. D'inverno però si abbassa un po' perché in alto la neve non gli permette di mangiare l'erba di cui si nutre. Le differenze tra maschio e femmina sono molto elevate. Infatti il maschio può pesare dai 70 ai 130 kg. Ha delle corna molto lunghe, infatti come avete visto prima nei video possono anche superare il metro di lunghezza. Le femmine invece sono più piccole, più leggere, pesano mediamente dai 40 ai 60 kg e hanno anche un colore molto più chiaro. Come potete vedere anche alle mie spalle, gli habitat che piacciono agli stambecchi sono prevalentemente ricchi di pareti di roccia. Infatti grazie alla forma e al tessuto molle di cui sono fatti i suoi zoccoli riesce a scalare facilmente pareti molto ripide. Durante l'anno le femmine e i maschi vivono separati e in questo periodo, da metà dicembre a metà gennaio, invece c'è il periodo dell'accoppiamento. I piccoli nascono poi in primavera quando la vegetazione è più rigogliosa e gli permette quindi di crescere facilmente. Ormai posso assumerlo come assistente. Stiamo risalendo la cascata per andare a cercare altri stambecchi. Fare le strade difficili apposta. Vado giù a scivolo, arrivo. Siamo appena ritornati qui dove avevamo lasciato gli zaini perché abbiamo risalito un po' la cascata. Ad un certo punto abbiamo visto un po' di neve cadere dal versante. Il Marco era avanti a me e si è ritrovato a pochi metri uno stambecco. Se riesco adesso vi metto il video che ha fatto lui col cellulare. Io ero poco più lontano e l'ho raggiunto poco dopo. Ho montato il treppiedi e sono riuscito a fare altre immagini incredibili. Adesso risistemiamo tutto e poi ci incamminiamo verso la macchina perché pian piano il sole sta calando. Sì.
Abbiamo appena visto un altro stambecco e siamo arrivati a meno di un metro da lui. Che giornata. Pronto? 3, 2, 1, vai! Ho addestrato un cane. Siamo appena arrivati alla macchina e anche la discesa è stata incredibile. Quando siamo arrivati alle case di Maslana, infatti, abbiamo visto un altro stambecco nel prato e sono riuscito ad avvicinarmi a pochi metri da lui e scattargli alcune foto. Spero che tutte le immagini vi siano piaciute. È sempre difficile andare in montagna con tutta l'attrezzatura pesante e filmare con questo freddo. Adesso sistemiamo gli zaini e poi ritorniamo verso casa. Prima però volevo ricordarvi un'ultima cosa. Come avete visto qui sono presenti molti animali e si lasciano anche avvicinare abbastanza dall'uomo. Se però salite e volete fotografarli, ricordatevi che sono animali selvatici, quindi rispettateli, non urlate, non fate casino, non spaventateli, e se vedete che si allontanano lasciateli andare perché vogliono semplicemente vivere in pace nel loro habitat. Detto questo, come sempre, ci vediamo alla prossima avventura e magari ci sarà anche lui. Vai! Probabilmente viene a casa con me, vedete. Ciao! Ciao! I suoni della natura. Scusi per il mare. È di là. Ma proprio fataci. Immagino che sei entrato nel video anche questa volta. No, ovvio, Non si può fare un video serio con lui. No, fermati. Dai, secondo. Fatti bello. Eh? Fatti bello per le fan. Saluta anche te. Ma io devo andare a casa, non posso star qui a giocare con te. Mi piacerebbe, ma vai. Quasi. Basta. Non mi libererò mai di lui.